Allora, eccoci qua e benvenuti per un nuovo appuntamento con la rubrica che abbiamo iniziato qualche settimana fa. Dicevamo che è un proseguimento del Fatto in TV. Il Fatto in TV è un programma che va in onda sulle televisioni calabresi, su City One. In questo momento siamo in una pausa di riflessione, ma ciò non toglie che non possiamo in qualche modo utilizzare i mezzi che abbiamo a disposizione, quindi il nostro canale YouTube, ma anche insomma il profilo Facebook e soprattutto in collaborazione con la redazione di Lamezia Terme News. E questa settimana vorrei un po' affrontare il problema, un problema che si sente molto nella città di Lamezia, che è quello per esempio dei rifiuti abbandonati per strada. Un problema serio perché c'è un impegno, lo dobbiamo sottolineare, da parte del comandante dei vigili urbani della polizia locale, il comandante, il dottor Zucco, Salvatore Zucco, ma allo stesso tempo evidentemente purtroppo la gente è ancora in civile e continua ad abbandonare molti rifiuti, insomma per strada. Rifiuti naturalmente parliamo non dei rifiuti classici, quelli che dovrebbero andare nei cassonetti, bensì dei rifiuti speciali o dei rifiuti appunto che fanno male insomma alla salute, Eternit, eccetera. È un aspetto questo che secondo me, secondo noi, va stigmatizzato, e per questo motivo chiediamo maggiore impegno da parte delle istituzioni preposte al controllo per salvaguardare insomma quello che è l'aspetto, diciamo così, civico, no? Ma soprattutto chiediamo un impegno a tutti noi, anche a noi stessi, evitando di fare ciò che non bisogna fare, cioè lasciare i rifiuti per strada, i rifiuti speciali, i rifiuti ingombranti. E per questa, diciamo così, puntata è tutto. L'appuntamento è alla prossima. Grazie per essere state con noi.